Oggi siamo con Flavio Mares, che è il presidente del gruppo Autismo Belluno. Faccio vedere Buongiorno. anche un materiale perché questo logo effettivamente è molto visibile sia in città di Belluno ma anche in provincia, perché è costituito da persone che hanno molto a cuore il tema e l'argomento dell'autismo. Adesso andremo a parlarne un pochino meglio per capire di cosa si occupano e sono presenti in moltissimi ambienti, situazioni sportive, situazioni scolastiche, momenti di riflessione, convegni e quant'altro. Allora, Flavio, grazie di essere venuto. Grazie a te, soprattutto. Allora, ti ho chiamato innanzitutto perché girando per Belluno, insomma, i giorni scorsi, non da molto, vedevo questi manifesti del convegno che avete svolto proprio al Giovanni XXIII il 23 novembre scorso. Si è trattato in realtà del sesto convegno Quinto, sull'autismo, quinto. quinto, ecco, sono già arrivata alla scuola, del quinto convegno sull'autismo e ogni anno voi scegliete un tema Sì, su cui riflettere. Quest'anno di cosa avete parlato? allora, anzitutto il tema viene scelto dai soci per votazione, viene fatta una proposta da ognuno di noi e poi nelle discussioni nei mesi precedenti al convegno appunto viene scelto per votazione l'argomento. L'argomento quest'anno è stato il trattamento di casi particolari con farmaci o con attività come la musicoterapia piuttosto che l'arteterapia, ma poteva essere la ipoterapia o qualunque altra attività. Perché è importante che le famiglie, prima di tutto, ma poi anche la popolazione in generale, abbia la consapevolezza di come si possono o si devono affrontare alcune situazioni. E attraverso il convegno è emerso che le due cose non vanno in antitesi, ma visto che c'è stato anche uno sviluppo importante dell'aspetto chimico, della conoscenza chimica dei farmaci, si possono utilizzare alcune molecole piuttosto che il farmaco nella sua complessità per gestire situazioni specifiche che poi possono essere migliorate attraverso, per esempio, la musicoterapia Ok, piuttosto quindi una che sinergia, una possiamo dire sinergia in un tra certo le due senso. cose. Ma allora facciamo un passo un attimino indietro. Di autismo negli ultimi anni si sente molto parlare, d'accordo? C'è stata una forse consapevolezza maggiore anche da un punto di vista pubblico. Ma in breve, ok? Già difficilissimo dire in breve, ma che cosa sono questi disturbi dello spettro autistico? Come li riscontriamo nelle persone, nei giovani? Sì, allora l'autismo è un disturbo neurologico, no? C'è una qualche problematica nello sviluppo neurologico della persona. Esattamente il perché non si sa, perché altrimenti si Questo è potrebbe anche, importante ecco, dirlo. purtroppo siamo ancora a questo livello, ci sono varie ipotesi, però non si sa esattamente la motivazione. E va a compromettere situazioni completamente diverse da persona a persona. Abbiamo delle persone come Einstein, che era bravissimo in matematica, ma banalizzando non era capace di andare al supermercato a fare la spesa perché non sapeva cosa aveva nel frigorifero, ecco. E a situazioni dove le persone difficilmente riescono a intendere dove sono, quindi situazioni veramente complessamente C'è però diverse. una caratteristica che li accomuna un po' a tutti, C'è no? una caratteristica che è la Soggetti. difficoltà di entrare in relazione con gli altri, la mancanza del linguaggio viene detto verbale e non verbale, perché anche il fatto di gesticolare, il fatto di non tradurre la parola o il verbo in un'azione, ma intendere cosa si può dire con quella frase, con quella parola o con quel verbo. Una persona autistica difficilmente è in grado di capire una barzelletta, I doppi perché il sensi, doppio l'ironia. senso, ecco, è facile che una persona autistica sia raggirata, e anche Belluno purtroppo sono capitati casi che sono anche finiti in tribunale. Quindi questa incapacità di entrare in relazione con gli altri porta poi nel tempo a isolare la persona. E col passare degli anni, dove abbiamo la situazione scolastica che in qualche modo è inclusiva, col passare degli anni, invece, fino ad arrivare alla maggiore età e al mondo del lavoro, dove ci sono tantissime persone autistiche che sono destinate a vivere in casa,
per il resto dei loro giorni, perché non riescono proprio a entrare in relazione con gli altri, anche perché gli altri non fanno molta, come dire, non si dedicano a cercare di entrare in relazione con la persona autistica. Cosa succede a una famiglia, perché comunque la diagnosi può essere fatta già dai primi anni di vita, no? Oltre sì, diciamo che si dice dal sesto mese, però la situazione migliore intorno all'anno e mezzo. Ecco, cosa succede a una famiglia, diciamo, perché tu sei anche genitore, di conseguenza certo. Chiaramente poi sei diventato presidente di un'associazione, sì. Di un gruppo, però prima di tutto hai l'esperienza anche personale che ti, appunto, che ti... rafforza e sostiene anche in questa motivazione, no? Portare avanti questa attività. Cosa succede a una famiglia a cui viene diagnosticato appunto un disturbo dello spettro autistico al figlio? Già si è accorta magari che aveva delle differenze, delle difficoltà a livello di comunicazione, e quindi perché ci siete voi? Perché c'è il gruppo autismo? Beh, allora, cosa succede a una famiglia? Succede che ovviamente ti cambia la vita, ti cambia tante prospettive, ti cambiano tante, come dire, proiezioni verso il futuro che potevi avere, ma come in tante altre situazioni, né meglio né peggio, diciamo. Però è chiaro che cambia. Cambia, è cambiata molto di più anni fa, ai genitori della, diciamo, della mia generazione rispetto a quelli che oggi approdano all'autismo, perché a Belluno, ma non solo a Belluno, proprio anche a livello italiano, 15 anni fa, 20 anni fa, non si parlava di autismo, non esisteva, non si sapeva neanche bene che cosa fosse, anche se già in Italia se ne parlava. Per cui a Belluno diciamo che una diagnosi di autismo è arrivata negli ultimi 10-12 anni. Prima si poteva avere, ma non a Belluno, quindi con tutta una serie di conseguenze, anche di riconoscimento da parte del LUS, del mondo della scuola, eccetera, eccetera. Quindi cambia essere, come dire, genitori di un ragazzo che adesso ha più di 15 anni rispetto a un genitore che oggi entra, come dire, suo malgrado nel mondo dell'autismo. C'è molta più attenzione da parte delle strutture, da parte delle scuole, e mi permetto di dire anche un po' grazie alla nostra associazione. Quando è nata l'associazione, è nata da persone che avevano sofferto proprio di questa mancanza di conoscenza del mondo dell'autismo di 15-20 anni fa, e per questo abbiamo deciso di costituire un'associazione per aiutare chi veniva dopo di noi come genitori. Siamo nati, come mi è venuto da dire, chi veniva dopo di noi. Noi siamo nati anche per il nostro dopo di noi, cioè per i nostri figli. Cioè vi siete domandati se noi non ci siamo più, quando noi non ci saremo più, è questa l'interpretazione giusta? Questa è, sì, questa in assoluto è l'interpretazione correttissima del perché è nato il gruppo Autismo Belluno, perché a un certo momento qualunque genitore per una qualunque diciamo disabilità arriva molto presto a chiedersi cosa succederà dopo che io non ci sarò, no? Questa è una domanda difficile, pesante, e quindi ci siamo trovati, abbiamo deciso di lavorare per il dopo di noi, però ci siamo subito resi conto che per lavorare per un buon dopo di noi bisogna lavorare già dal presente, perché il dopo di noi non può essere una struttura dove una persona va a vivere seguita in tutto e per tutto, curata, per carità, ma se non c'è una cultura di base, se non ci sono le infrastrutture opportune, se non c'è proprio una accettazione anche del territorio, una partecipazione del territorio a questa eventuale struttura per il dopo di noi. E quindi abbiamo deciso di strutturare un programma di lavoro, sono 5 punti sui quali noi normalmente ci confrontiamo, all'interno del quale cade anche il convegno dal quale siamo partiti. Vai con i 5 punti perché mi hai incuriosito. I 5 punti sono, prima di tutto la presenza sul territorio, in modo da far sapere che cos'è l'autismo, ad
adesso si sa, ma qualche anno fa non si sapeva, quindi che esiste l'autismo, che cos'è l'autismo. Quindi e prima di tutto consapevolezza da parte delle persone che non ne sono direttamente forse toccate e coinvolte. Certamente, far sapere che esiste il problema anche a Belluno. E questo devo dire che... Questo credo che l'abbiamo fatto, come dire, siamo ben presenti, perché ogni volta che ci viene data la possibilità noi ci infiliamo, che sia una sagra, che sia una fiera, che sia un'attività sportiva, se è possibile. Vi siete inclusi voi nella società? Noi cerchiamo di essere, inclusi. Gazzelli in piazza, cioè l'importante è avere visibilità, ma non tanto per noi come associazione quanto per far sapere che esiste il problema. Sì, esatto, non vi siete relegati, no, nelle famiglie o negli angoli magari personali della vita, come quello, magari certe... Quello fa parte della nostra vita, ma se vogliamo lavorare bene dobbiamo far sapere che esiste il problema. Il secondo aspetto è la formazione degli operatori, perché questi bambini, ragazzi, adolescenti, adulti, non ha importanza, comunque nella loro vita avranno sempre bisogno di qualcuno che gli dà una mano a fare qualunque cosa. Mm-hmm. No, qualunque cosa nel senso a seconda della situazione. Sì. Ci sono persone che sono magari autonome ma non riescono ad andare a fare la spesa, c'è chi va a fare la spesa ma non riesce a fare i conti. Sì, ecco, bisogna studiare. E quindi avrà sempre bisogno di qualcuno che più o meno gli dà. E quindi il fatto che ci siano degli operatori che conoscono l'autismo, questo è importante. Per operatori noi non intendiamo solo gli operatori sociosanitari classici, ma un operatore è un insegnante. E non solo l'insegnante di sostegno, ma l'insegnante che tutti i giorni ha la classe e all'interno di quella classe c'è un ragazzo autistico. A questo proposito io integrerei quello che stai dicendo con... quello che mi hai spiegato, dov'è che avete fatto la raccolta? Qui. Ecco sì. Allora, Flavio è stato bravissimo perché ha portato diverso materiale che in realtà racconta tutte queste attività e anche in un certo senso così la generosità, no? Poi di associazioni sportive o altro che hanno permesso con alcune attività fatte su misure, raccolte fondi, di creare questo progetto che va appunto nelle scuole, quindi con l'ufficio scolastico provinciale, giusto? Avete un progetto che abbiamo sviluppato con il MIUR, assolutamente, e con lo sportello autismo che fa parte sempre del mondo della scuola. E attraverso questo progetto noi finanziamo, perché non andiamo noi siamo genitori, non ci limitiamo a fare l'associazione. Finanziamo dei professionisti, degli psicologi che vanno nelle scuole. Lo scorso anno hanno fatto 10 istituti, 12 li faremo quest'anno e 12 il prossimo anno. Quindi tocchiamo tutta la provincia di Belluno, da Cortina a Feltre, dallo Zoldano all'Alpago. E proprio per spiegare agli insegnanti, tutti, non solo quelli diciamo di sostegno, a tutti gli insegnanti che cos'è l'autismo. Uh-huh. È come dire una sintesi, sono solo 2 ore di spiegazione, ma in modo che non ci sia come dire l'alibi per dire di dire io non sapevo. No, e questo progetto continua o è già terminato? Ogni anno è iniziato l'anno scorso, quest'anno e poi verrà rifatto il prossimo anno, poi eventualmente rivaluteremo con il MIUR se c'è la necessità di proseguire o meno. Sono iniziative che voi finanziate come? Sono iniziative che noi finanziamo attraverso altre attività che facciamo, no? Cioè quando noi parliamo di presenza sul territorio parliamo di volantinaggio, di fare i gazebi in piazza, partecipare ad attività ludico-ricreative, attività sportive, eccetera, eccetera. E durante queste manifestazioni troviamo persone che decidono di finanziare, di sponsorizzare le nostre iniziative, di fare delle donazioni. Abbiamo avuto anche delle donazioni sinceramente molto importanti, mi viene a dire anche imbarazzanti, perché poi credo che quando qualcuno ti dà tanti soldi sta anche molto attento come li spendi, per cui ecco, però si per vede fortuna, che dipone della fiducia, direi proprio di sì, e credo che li spendiamo anche bene. E poi abbiamo avuto delle per esempio delle attività
sportive, mi viene in mente la pallavolo, Sì. pallavolo sedico, Hanno che organizzato. ecco qua c'è il volantino quello ufficiale, che ha organizzato a Eccolo qua. settembre un incontro tra due squadre di Serie A, il Trento e Padova, che hanno detto di sì nel giro di qualche ora. È stato riempito il palazzetto di sedi con 1200 persone che sono venute assolutamente Pagando il per biglietto. pagando il biglietto. Sì, erano 5 euro, quindi molto contenuto. Sicuramente sono venute a vedere la pallavolo in assoluto, però abbiamo visto che c'è una buona parte di persone che è venuta anche per noi. Mi viene da dire la Proloco, ecco qua ce l'avevamo un altro volantino, che però l'ho perso perché ne abbiamo Ah, troppi. la Proloco. Eccolo qua, Proloco Farla del Pago, Eccola qua. che in agosto ci ha Ta-da-da-da. dedicato il torneo di calcio saponato, e anche questa è stata una cosa molto simpatica, perché poi oltretutto in Pago non ci avevamo Allora, mai mi verrebbe lavorato. da lanciare questo messaggio perché Flavio non lo farà mai, però insomma sono tante piccole gocce che però fanno la differenza perché appunto magari un'associazione sportiva che può decidere di fare a meno magari di un introito, no? Che potrebbe comunque essere favorevole alle sue attività, ma di sostenere un'altra associazione che non è sportiva ma ha comunque scopi sociali e che effettivamente poi va a spendere queste risorse per fare formazione, come abbiamo detto, nelle scuole o per aiutare le famiglie in certi momenti, perché appunto poi arriverà una domanda sulle famiglie per te. Fa veramente la differenza, cioè queste associazioni non vivono di contributi No, statali, no, certo. vivono di volontariato chiaramente nelle attività perché le vostre ore di lavoro sono ore chiaramente dedicate in maniera volontaria, Certo. però hanno bisogno per poter pagare gli altri professionisti chiaramente di avere un bilancio, ecco. Quindi insomma tenete conto di questa cosa, sicuramente sono tante piccole gocce che però fanno la differenza. Senti, Posso vai. chiudere i nostri No, scusami, punti, i vai. 5 punti, Ah, sono sono arrivato al rimasti al secondo. secondo. Vai. No, beh, poi c'è la gestione del tempo libero, che include lo sport, la cultura, qualunque possibilità di relazionarsi con altre persone al di fuori del mondo della scuola. Perché chiaramente il mondo della scuola, dicevo all'inizio, permette l'inclusione, però finita la scuola, quindi il pomeriggio, piuttosto che finito il periodo in cui si va a scuola, il tempo libero diventa per tanti ragazzi un contenitore vuoto. E quindi sono state finanziate attività sportive, attività ricreative. Adesso abbiamo in progetto di finanziare attività fatte in piscina, attività di musica, attività, siamo sotto Natale per fare, quindi attività per fare dei regali, Regali di preparare Natale. regali di Natale, manipolazione, attività di Certo. cucina. Ecco, finanziamo queste cose qua che riguardano nello specifico il gruppo. Attività lavorativa, questo è molto molto importante, è il quarto dei nostri punti. Questa l'abbiamo già sviluppata anche molto bene in provincia, probabilmente qualcuno si ricorda che 2 anni fa abbiamo fatto una lotteria, raccogliendo i fondi per la Serra, il progetto Serra, che l'abbiamo chiamato progetto Serra, ma era qualcosa di molto concreto. Abbiamo trovato un amico, un'azienda agricola, che ha messo a disposizione il terreno, ha messo a disposizione una serra ci è stata donata da un'altra associazione che si chiama Arance di Natale, giusto che lo Giusto. dica perché ci ha fatto questo omaggio. E in quel progetto abbiamo fatto lavorare 17 persone in accordo con la cooperativa Società Nuova e LUS, quindi c'è il progetto anche con l'avallo del LUS, e lì hanno lavorato 17 persone tra ragazzi autistici e persone che arrivavano dai centri diurni di Belluno e di Agro. È stata una bella esperienza che abbiamo modificato poi lo scorso anno, e l'abbiamo concentrata però su ragazzi autistici. Questo perché abbiamo bisogno di capire dal punto di vista economico quanto sostenibile era questo progetto. Quest'anno, quindi quest'anno vuol dire per il 2020, abbiamo intenzione, abbiamo le possibilità di avere quasi 2 ettari e mezzo da coltivare, e quindi verrà sviluppato un progetto ancora molto ma molto più importante, più grosso.
lì vorremmo arrivare proprio anche alla vendita. Produrre e vendere. Perché tutto questo percorso dei quattro punti precedenti porta all'ultimo, che è quello del dopo di noi, cioè l'idea di arrivare a creare un centro residenziale strutturato come se ne trovano in Friuli, in Trentino, ecco, quelli sono i modelli di riferimento, e però deve quanto più possibile essere autosostenibile. Sappiamo che è un'utopia, però un introito ci deve essere per State attività lavorando per lavorativa. questo. Ecco, quindi tutti questi cinque punti dovrebbero, secondo noi, sostenere il progetto finale, ma tutti dai 3 anni in su possono partecipare per gradi all'interno di questo Benissimo. macro progetto. Senti, ti chiedo velocemente perché prima mi accennavi al fatto che ci sono dei casi virtuosi, appunto, parlando dell'attività lavorativa, di Sì. ragazzi che si sono inseriti e sono Sì. riusciti poi ad entrare nelle aziende a lavorare. Certo, diciamo che è successo proprio quest'anno che una grossa azienda metalmeccanica della provincia di Belluno ha deciso di intraprendere questo percorso, no, di inclusione per un ragazzo autistico che fino a quel momento lavorava tramite il SIL e una cooperativa nel mondo del sociale. È stato fatto entrare in questa realtà industriale, ripeto, molto grossa, quindi con tutta una serie di complicanze anche, perché è così, nelle realtà industriali grosse è così, e doveva essere un periodo di prova di 3 mesi, dopo un mese e mezzo invece è stato assunto a mezza giornata e dopo altri 3 mesi è stato assunto a giornata piena e dopodiché ha iniziato a lavorare anche sui turni. Questo a dimostrazione che il limite non è ragazzo, è la mentalità di chi lui si trovava di fronte. Nel momento in cui ha trovato una mentalità più aperta, è riuscito a esprimere le sue potenzialità e quindi è riuscito a entrare nel mondo del lavoro come chiunque altro. Ecco, non è per tutti così, ma c'è anche questa possibilità. Senti, per chiudere io ti chiederei di così parlare, fare un appello, parlare a tutte quelle famiglie o a quei gruppi, insomma, che sono in contatto con l'autismo, ma magari ancora non si sono avvicinate al gruppo Autismo Belluno, alla vostra associazione, o magari sì, però non così Sì. appieno per sfruttare tutte queste possibilità, insomma, che date. Prima di tutto il fatto appunto di discutere insieme, di fare questo percorso per i 5 punti, per raggiungere i 5 punti. Che cosa vorresti dire loro? Sì, allora, secondo il nostro punto di vista come associazione, l'importante non è associarsi al gruppo Autismo Belluno per tutte queste famiglie, è aprirsi alla situazione, è aprirsi alla realtà che se hai un ragazzo autistico in casa devi essere il più possibile aperto al mondo e frequentare il mondo, perché già, è una persona che ha grossi problemi di relazione e se non lo spingi a relazionarsi con gli altri, è destinato a chiudersi in se stesso sempre, sempre di più. In provincia di Belluno, dal punto di vista statistico, perché ci sono alcuni dati numerici e altri statistici, per esempio il mondo della scuola ci dice che lo 0,3% dei ragazzi che frequentano la scuola, su 24.000 ragazzi circa, ci sono 90 casi di autismo e questo rientra nella media nazionale. Questo rapportato alla popolazione del bellunese vuol dire che ci sono circa 600 casi di persone autistiche in provincia di Belluno. A scuola. Chiaramente no, in provincia di Belluno ha Completo. 200, 200.000 persone, lo 0,3 siamo su 600 persone, che non sono censite, perché torniamo al discorso di prima, c'è un riconoscimento solo negli ultimi 10 anni. Per cui ci sono tantissimi, la stragrande maggioranza dei casi, che non sono riconosciuti come tali e che quindi vivono delle situazioni difficili, perché ci si aspetta che una persona considerata normale Adottata. si comporti in modo normale. Invece queste persone non sono, tra virgolette, normali perché comunque hanno la sindrome e quindi sono destinate a vivere male in rapporto con gli altri.
Ecco, quindi legato al mondo dei più giovani, dei bambini, anche degli adolescenti, perché sappiamo che ce ne sono tante famiglie con gli adolescenti che però non si aprono. Non, ecco, invece questa è la cosa peggiore che si può fare proprio per queste persone. A dire il vero, io ho visto che nell'ultimo convegno che abbiamo fatto, dove c'erano circa 240 persone, che sono tantissime per stare lì 3 ore e mezza a sentir parlare Ah sì, di certo, autismo, perché era intenso come ecco, argomento. tolti gli insegnanti, tolti gli operatori, tolti un po' di studenti, il resto erano tante famiglie, molte di più degli anni precedenti. Per cui, anche se non sono iscritti alla nostra associazione, non ha importanza. L'importante è che si aprano. Se poi vogliono condividere con noi il nostro percorso, i nostri obiettivi, ben vengano, siamo aperti. Siamo un'ottantina di iscritti attualmente, non tutti hanno problemi familiari, anzi, ci sono tanti che semplicemente ci sostengono, si sono iscritti per sostenerci e per partecipare anche alle nostre attività. Attualmente rappresentiamo 25 casi di ragazzi. Quando siamo partiti, i casi erano di adolescenti verso la maggiore età. Adesso la maggioranza sono piccoli, tant'è vero che all'interno della nostra struttura abbiamo creato proprio il gruppo piccoli perché le esigenze sono diverse rispetto agli altri. Bene, perché vuol dire che iniziamo a ingrandirci, no? Sì, una struttura sempre più definita, forse più particolareggiata rispetto all'esigenza di chi poi viene a farne parte, insomma. Certo, certo, certo. Allora, grazie, io penso che sia stato molto utile per tutti, insomma, conoscere qualcosa di più e cerchiamo di partecipare, ecco, ognuno trovi il suo modo, sia con gli occhi che con il cuore che con le azioni, per appunto essere più inclusivi noi e comprendere molto di più di È molto, questo sarebbe molto mondo. importante per i Ok. ragazzi. Grazie Grazie, Flavio, grazie grazie a a te, grazie a tutti, tutti. salve.